Lo sforzo di anticipare di un giorno la manifestazione dei risparmiatori da venerdì a giovedì, così come la richiesta di incontro inviata tramite posta certificata al Premier Giuseppe Conte, non sono bastati. Non ci sarà nessun confronto diretto nei prossimi giorni tra governo e truffati dalle banche. Nel primo pomeriggio arriva la notizia che giovedì l'esecutivo non si riunirà a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri è convocato altrove, in Calabria. C'è delusione, l'ennesima. Le associazioni che avevano chiamato i cittadini alla mobilitazione speravano di dare uno scossone a questo governo del cambiamento che rinvia le decisioni sul ristoro dei truffati. C'è un'emergenza sociale dichiarata, constatata, verificata dal governo precedente, da questo governo. Ci sono i soldi, salviamo, facciamo un decreto di emergenza sociale immediato per queste persone. Poi tutti hanno ragione, ma non possiamo lasciare delle persone e delle imprese che stanno per affondare. Noi il 18 siamo lì, siamo disposti a stare. Chi non è d'accordo, gli diamo ragione. Avete ragione, fate, ma salviamo queste persone. I rappresentanti delle associazioni con i delegati dei risparmiatori saranno dunque nella capitale, dove puntano a incontrare i parlamentari e a fissare una programmazione di iniziative mirate a far mantenere gli impegni presi dal governo negli incontri avuti in questi mesi, l'ultimo l'8 aprile. Noi saremo comunque a Roma perché ci dobbiamo coordinare tra noi associazioni dei risparmiatori e quindi ci incontreremo comunque a Roma. Mi auguro che la politica non si rimangi le tante promesse che ha fatto in campagna elettorale, grazie alle quali, ricordiamo, ha preso moltissimi voti. I risparmiatori traditi hanno votato in massa Lega e soprattutto Movimento 5 Stelle.